Mi senti? Iniziamo con la rassegna stampa. Iniziamo e andiamo a leggere subito i quotidiani di quest'oggi. Il primo a leggere è il quotidiano La Provincia. Notizia di apertura riguarda appunto i vari movimenti politici che si stanno svolgendo nella città di Civitavecchia in vista delle prossime elezioni amministrative. E troviamo una dichiarazione di Mauro Guerrini. Today ha rotto il patto del codice etico. Lo afferma Mauro Guerrini dopo l'apertura del candidato a Di Gennaro senza aver consultato la coalizione. Il medico prende le distanze dal PD, se le cose stanno così non ci sentiamo più vincolati. Dopo andremo ad approfondire questa notizia. Proseguiamo con la lettura della prima pagina. Mentre quindi il PD, diciamo tra virgolette, si spacca, si creano queste incomprensioni all'interno appunto del partito, la destra trova invece delle unioni. Città Nuove sostiene Moscherini. Pace fatta tra il sindaco e la Polverini in vista delle elezioni amministrative. Apprezziamo le parole del sindaco, avviamo un confronto nelle larghe intese. E ora si parla di cultura, le Olimpiadi della Cultura conquistano i ragazzi, successo per le semifinali che si sono svolte sulla nave Cruis Barcellona. Proseguiamo e passiamo a pagina 2 e ritroviamo nuovamente la notizia inerente al Partito Democratico con la dichiarazione del dottor Guerrini. Non siamo più vincolati al centro-sinistra, lo dichiara la componente PD Un'altra città è possibile, dopo l'apertura di Gennaro da parte di Today. Mauro Guerrini, se il codice etico è interpretabile, diventa carta straccia e non c'è più motivo di rispettarlo. A tal proposito andiamo ad ascoltare questo servizio. Il codice etico, come dice Today, è interpretabile, diventa carta straccia e non c'è più motivo di rispettare vincoli di nessun tipo. Lo dichiara Mauro Guerrini all'indomani di un'accesa riunione con la sua componente Un'altra città è possibile, che mercoledì ha incontrato il consigliere regionale Di Stefano, referente di Enrico Letta, interessato a quanto pare alla politica portata avanti dal medico a Civitavecchia. Parole dure quelle di Guerrini, legate al comportamento del candidato sindaco di centrosinistra che ora apre a Marco Di Gennaro, proveniente dalla squadra di Moscherini. Non ci sono più vincoli, ripete il medico, e nella nostra componente ognuno può e deve sentirsi libero. Ora tutto è da rivedere, a cominciare dall'appoggio a Today alle amministrative, che ora potrebbe venire meno. Insomma, se la Polverini, corteggiando la moglie di Guerrini in vista di una candidatura con Città Nuove, non è riuscita a trascinare il marito su un terreno insidioso per il centro-sinistra, ci è riuscito benissimo Pietro Today, con un'ennesima forzatura che ha già trovato ostacoli tra i militanti di Sinistra e Libertà, PRC e Italia dei Valori, ma che di sicuro sarà accolta positivamente tra coloro che sostengono l'onorevole. Il codice etico? A questo punto lo si potrebbe considerare come una pura ipotesi. L'abbandono della coalizione da parte di Un'altra città è possibile, invece, sembrerebbe già un dato di fatto. Abbiamo ascoltato quella che è l'attuale situazione politica all'interno del Partito Democratico e all'interno delle larghe intese. Naturalmente abbiamo ancora molto tempo perché le amministrative ancora sono, diciamo, lontane, abbiamo ancora mesi a disposizione per vedere come cambierà la situazione politica sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Andiamo avanti con la lettura. Interrogazioni parlamentari che servono solo ad alzare polveroni. Il comitato elettorale Moscherini sindaco interviene sulla chiusura del cantiere di TVN bacchettando Today. Municipalizzate affossate da chi ha governato sulle aziende comunali, Marco Piandibene replica al capogruppo del PDL Dimitri Vitali. E ora si parla del consiglio comunale che si sarebbe dovuto tenere ieri, piani integrati meglio in seconda convocazione, solo 7 i presenti tra i banchi della Pucci, slittato il consiglio comunale di ieri, durante la prossima seduta basterà la maggioranza relativa. Passiamo ora a pagina 3 del quotidiano La Provincia e si torna a parlare dell'arresto di Battilocchio per concussione. Rimane in carcere Franco Battilocchio.
Il giudice per le udienze preliminari, Giovanni Giorgianni, ha sciolto la riserva. Convalidato l'arresto e confermata la misura cautelare. L'avvocato Monica Paglialunga pensa al riesame. Proseguono le indagini, si attendono le decisioni della ASL, non è escluso il licenziamento dell'ispettore. E qui si torna a parlare nuovamente di politica e troviamo Città Nuove, appunto, come richiamo, abbiamo letto il richiamo dalla prima pagina, Città Nuove pronta a sostenere Moscherini, torna il sereno nelle larghe intese in vista delle amministrative. Necessario avviare al più presto un confronto nella coalizione. Massima sinergia con Authority e Capitaneria Pier Federici sulla riapertura dell'antemurale. E ora un intervento di Frascarelli. Abbattimento di pini a Borgata Aurelia, Frascarelli richiama i suoi collaboratori. L'intervento in un'area condominiale, l'assessore invita la massima attenzione. Ma a tal proposito andiamo ad approfondire ascoltando questa intervista. Proteste a Via Rossini per l'abbattimento di 5 pini secolari, che cosa è accaduto? Questa mattina è arrivata anche nell'ufficio del sindaco, ufficio stampa del sindaco, la notizia che praticamente dei cittadini volevano raccogliere le firme e probabilmente denunciare un fatto nella nostra città è molto sentito, quello della tutela degli alberi contro gli abbattimenti. Sembrerebbe che in via Rossini, una nota via della Borgata Aurelia, siano stati abbattuti 5 pini secolari. Io mi sono andato a informare, tra l'altro mi sono anche un po' arrabbiato, devo dire, con i miei dirigenti funzionari che hanno comunque sbagliato, anche se rilasciato il permesso e diremo perché, a non informare l'assessore, perché trovandomi in una situazione di dover dare spiegazioni e non avendo avuto l'informativa giusta, non potevo sapere, primo, che il taglio dei pini riguardava una parte privata e non pubblica, due, che comunque il dirigente ha dovuto rilasciare il permesso, da quello che leggo e ho portato anche i documenti alla vostra redazione, lo ha fatto perché comunque sia i danni andavano a incidere sugli impianti idrici e fognari dell'abitazione ed è chiaro che il condominio ha dovuto intervenire chiedendo il nulla osta e facendo abbattere gli alberi. Dispiacere forte da parte mia, del sindaco, di questa amministrazione, perché comunque 5 pini di quel livello si sa che servono, soprattutto oggi in una zona come quella vicino all'Enel, una zona dove comunque sia hanno il loro, diciamo, la loro azione a tutela dell'aria, della nostra aria che respiriamo. Però di fatto c'è un dovere da parte degli uffici nel comunque dare in nulla osta a chi ne ha bisogno per motivi proprio di vivibilità dal punto di vista di quello che sono i danni che si stanno causando o si stavano causando a quell'abitazione. Amici, collaboratori, dirigenti e funzionari, è necessario, laddove si tratta di materie comunque di abbattimento, soprattutto degli alberi, informare sempre la parte politica, che anche se a discrezione o meno è un compito, rilascia il nulla osta, del dirigente pubblico che ne ha la responsabilità amministrativa, il politico deve poterlo sapere, primo perché deve dare atto di indirizzo, secondo perché poi è chiamato lui dagli organi di stampa a informare la cittadinanza. Abbiamo appena ascoltato l'intervento di Frascarelli, nel corso, appunto, ieri sera è stato ospite qui in studio da noi presso Provincia TV, dove hanno telefonato molte persone proprio per poter intraprendere un dialogo con l'assessore, dove lui ha dato anche molte risposte e nel corso, appunto, prima di iniziare la trasmissione, questo è stato uno degli appelli che ha fatto ai membri, ai dipendenti comunali. Andiamo avanti ora con la lettura e passiamo a pagina 5. Dedicate ad Oriana Pagliarini, che purtroppo è scomparsa. Tutti pazzi per le Olimpiadi della Cultura, successo per le semifinali che si sono svolte sulla nave Cruise Barcellona. Inglese, musica e logica, queste le tematiche che i 650 ragazzi provenienti da diverse scuole italiane hanno dovuto affrontare. Prevista anche una prova cinematografica con la trascrizione del titolo dei 10 film premi Oscar. Quattro giorni di celebrazione e preghiera arriveranno domani alle 16
le reliquie di San Bernardette e vi resteranno fino al 7 marzo. Il partito invita a tenere alta la guardia. SEL sulle licenze NCC, attenzione alle false promesse. E ora andiamo a sfogliare insieme l'inserto settimanale che lo troviamo all'interno del quotidiano La Provincia ogni venerdì, dove la sera, dove ci sono tutte le indicazioni su come trascorrere il weekend e quindi quali sono gli eventi in programma. Iniziamo con il Teatro Traiano. Al Traiano a qualcuno piace Carta e Eretici e Corsari, doppio imperdibile appuntamento sul massimo palco cittadino. Domenica alle 17 l'artista Ennio Marchetto delizierà grandi e piccini con il suo spettacolo esilarante. Lunedì sarà la volta del duo Marco Reggio e la loro pièce scritta da Pasolini e Gaber. E ora invece si passa alla città di Tarquinia, all'Ub Caffè di Tarquinia, Lido, live de Cyborg, a seguire concerto della giovane artista di talento Chiara Izzi. Stasera alle 23 si aprirà la rassegna musicale promossa dall'associazione Roots Management. The Roman Jazz Gangster. Domenica appuntamento per i bambini con il re e il bruco che mangiava l'erba. Oggi all'ex mattatoio di Montalto di Castro, concerto retro. Ancora Tarquinia. Domani nella sala Sacchetti concerto di Emanuel e Alisei e Andrea Brunori. Alle 18 il clarinetto nell'Ottocento, quinta stagione concertistica tarquiniese. Proseguiamo e andiamo a sfogliare l'altra pagina dell'inserto dove la sera e troviamo un evento che si terrà qui a Civitavecchia, Rugantino al Kenis, spettacolo puro al Teatro di San Gordiano. La compagnia Sole, Mare e Luna andrà in scena domenica. Civitavecchia, il locale Freedom e Cosa Acustica per Emergency. Ancora città di Civitavecchia, alla Cittadella della Musica, Soledad con il Nuovo Tango, l'esibizione prevista per domani alle 21. Andiamo a vedere gli eventi del comprensorio. A Tarquinia, pittori arcaisti mostra Tarquinia Lido. E ora passiamo alla cittadina collinare di Alumiere. Oggi alle 18 al Palazzo Camerale la presentazione del libro di Riccardo Rinaldi, Le miniere della lume verso la loro fine. E ancora al Museo di Alumiere una giornata all'insegna della cultura. La rivista archeologica Viva dedica 6 pagine al paese collinare, nel prossimo numero distribuirà il DVD come allegato. Momento clou, la prima proiezione di Le cave di allume, i loro minatori e le vie commerciali. E ora invece passiamo a sfogliare il Messaggero di quest'oggi, che anche questo quotidiano apre con la notizia della spaccatura dei malintesi che ci sono stati all'interno del PD. Strappo a sinistra, la destra ricuce, verso le elezioni, grandi movimenti nei due schieramenti principali, salta il Consiglio sui patti integrati. Guerrini minaccia di lasciare Tidei, Città Nuova riabbraccia Moscherini. L'ispettore della ASL accusato di concussione rimane in carcere, stiamo parlando di Franco Battilocchio. Sulla Civitavecchia Roma, soppresso il treno delle 6:20, ennesima odissea per i pendolari. Ricordiamo che ieri c'è stato sciopero e infatti preso d'assalto il regionale successivo e immaginiamo che il viaggio sia stato veramente terribile. Torna a vivere la vecchia Lancia Bilia. Rizzo, impossibile accorpare gli enti NBC al centro chimico. E ora si torna a parlare nelle pagine dei nostri quotidiani locali della costa. Incidenti costa, il porto tiene.
Dal naufragio della Concordia e dal rogo sull'Allegra nessun contraccolpo sui traffici. Finora non ci sono disdette e l'Authority riconquista Carnival. E ora una notizia interessante per gli abitanti della città di Santa Marinella, un'iniziativa tutta da applaudere. Santa Marinella arriva il mercato agricolo diretto, da domenica frutta e verdura a chilometri zero. Un'iniziativa bella e dalla quale bisognerebbe prendere esempio anche qui a Civitavecchia. Proseguiamo con la lettura. E si torna a parlare di politica e di amministrazione. Salta il Consiglio, PD all'attacco. Manovra studiata, ora per il sì ai progetti basteranno pochi voti. Per i Democrat è l'ennesima brutta figura di una coalizione allo sbando. La seduta era stata convocata per discutere dei piani integrati, ma è mancato il numero legale. Cecchi, noi del PDL eravamo in aula, l'atto verrà approvato senza problemi. Ancora politica, Città Nuove tende la mano a Moscherini ma chiede condivisione sui metodi. Il movimento che fa capo alla Polverini spera di recuperare anche altri scontenti. Notizia inerente allo sciopero, protesta, tante adesioni allo sciopero del trasporto pubblico e sindacati Città Pulita rispetti gli impegni. E ora si torna a parlare di politica e dello strappo all'interno del PD. Assurdo candidare Di Gennaro nel centro-sinistra. Guerrini minaccia di correre da solo alle elezioni. E ora a Lumiere. All'auditorium il sindaco Battilocchio illustra il lavoro svolto nei 5 anni di amministrazione. Notizie, ora a pagina 39 si parlerà molto del porto. Vediamo, partiamo con una notizia riguardante politica e autorità portuale. Pier Federice, la mozione approvata in consiglio. Più facile riaprire l'antemurale e restituirlo quindi alla cittadinanza. Il porto riconquista la Carnival. Intanto lo scalo assorbe bene i guai della costa, finora nessuna disdetta. Anzi, il traffico è in leggero aumento. Dal 2013 triplicherà le presenze e dal 2014 tornerà a fare turnaround. Da ieri avviata in anticipo la demolizione dei sili. Alla Darsena romana, i ragazzi del liceo artistico fanno rivivere Bilia, lancia degli anni 40. Al restauro hanno lavorato 100 alunni sotto la guida di un maestro d'ascia. Alla riva di Traiano, gli studenti dell'IIS a lezione di vela sulla barca di Miceli. Grande emozione per l'uscita in mare col velista solitario. Alla Cittadella, domani sera a tutto tango con i Soledad. E ora notizia riguardante città di Santa Marinella. Differenziata, già oltre il 60% ai Rioni Fiori e Valdambrini. Andiamo ora a sfogliare insieme le pagine relative al nostro comprensorio e iniziamo con la città di Tarquinia all'interno del quotidiano La Provincia. Arsenico nell'acqua, parte il piano per abbattere i valori. Mazzola firmerà nei prossimi giorni un accordo con il sindaco di Civitavecchia Moscherini per finanziare e attuare il progetto. Lo studio tecnico è stato commissionato dal Consorzio Medio Tirreno, previste 2 fasi. Proseguiamo con la città di Tarquinia. Il sindaco, il governo deve riconsiderare l'IMU agricola sulla stessa linea Loretta di Simone. Proseguiamo sempre con la cittadina tarquiniese. Branco in azione, pestato a sangue un giovane di Civitavecchia. Episodio di violenza sabato notte fuori da un locale notturno di Tarquinia Lido. All'origine del massacro solo pretestuosi motivi campanilistici. Si rischia ora lo scontro tra frazioni. A Fiumicino aggressione e rapina, 2 arresti.
Passiamo ora alla città di Cerveteri, intervenga l'Europa, ma la ripresa parte da qui. Interrogazione dell'onorevole Pietro Tidei in difesa della necropoli della Banditaccia, sotto accusa comune e autorità portuale di Civitavecchia. Proseguiamo, cronache dalla provincia, pagina Santa Marinella. L'opposizione non era a conoscenza del ricorso. I consiglieri di minoranza, membri della Commissione Porto, attaccano la giunta Bacheca sulla vicenda Porto Romano Comune. Durante il Consiglio Comunale del 28 gennaio 2009 abbiamo ripetutamente e con forza pregato la maggioranza di non approvare l'accordo di programma con la società proprio per studiare meglio gli atti. Questa possibilità c'è stata sempre negata. Proseguiamo con la città di Santa Marinella. Carletti si informi prima di parlare. Intanto l'assessore Venanzo Bianchi polemizza con il pensionato. Ancora Santa Marinella, differenziata, raggiunta la quota del 60%. Maggi, a 2 mesi dall'avvio del progetto, ha già conseguito un ottimo risultato. Positivo il sondaggio della GESAM sui rioni Valdambrini e Fiori. Ad Allumiere, successo per gli amici della musica. Sfogliamo ora la pagina del Messaggero Litorale. Troviamo nella città di Nettuno la Corte dei Conti contesta il bilancio, nel mirino oltre 14 milioni della relazione 2009. Per i giudici illegittime le entrate della vendita di beni immobili e l'eliminazione dei residui passivi. Il Comune ora ha 30 giorni per riapprovare il resoconto. La Dispoli, gioielleria assaltata in pieno giorno, presi 200.000 euro. I titolari sono stati legati e minacciati con una pistola. Cerveteri, il municipio incassa una multa milionaria. Andiamo ad approfondire. Arrivano 860.000 euro nelle casse del comune di Cerveteri. A versarli è stata la società Ostilia, che ha così pagato la multa per danno ambientale a Campo di Mare, che era stata confermata da varie sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. La vicenda riguarda la costruzione di 82 immobili nella frazione balneare di Cerveteri negli anni 70. Edifici che prima ottennero la concessione edilizia del comune e poi la videro revocata perché costruiti in zone protette. Dopo oltre 40 anni di beghe giudiziarie, la società Ostilia, a pochi giorni dall'ennesima causa in tribunale, ha deciso di pagare la multa per evitare ulteriori interessi di mora. Speriamo che quindi gli amministratori, ora c'è il commissario, ma i futuri amministratori di questa città sappiano appunto gestire nel miglior modo e nell'interesse dei cittadini questa somma. E ora passiamo a sfogliare il quotidiano La Voce, il quotidiano di Cerveteri La Dispoli. Apre con una notizia di Civitavecchia sulle varie bagarre all'interno del mondo politico, ma poi in spalla troviamo differenziata boom a Fiori e Valdambrini, Santa Marinella, il sindaco ringrazia i cittadini, superato il 60% nei due quartieri. Città di La Dispoli, paura nel cortile di una scuola a La Dispoli, una mamma sfiorata da un masso di 2 chili nel plesso di via Fratelli Bandiera. I vigili del fuoco escludono danni al plesso, sul giallo indagano i carabinieri. Convegno al CNR Cere e il suo porto, il territorio, la viabilità e le fortificazioni, studi e relazioni su Cerveteri e Pirgi. Andiamo avanti. Parliamo sempre della città di Cerveteri, i nuovi servizi finanziari per l'agroalimentare. La Borsa Merci Telematica Italiana lancia le sue proposte per immettere liquidità nel comparto. BMT mette a disposizione strumenti idonei ad affrontare le rilevanti sfide del settore. Nuova misura per i produttori di kiwi, bando della Regione Lazio nel PSR con una dotazione finanziaria di 5 milioni. E qui ci sono vari interventi che riguardano anche le prossime amministrative. Coraggio Cerveteri, porte spalancate al vero cambiamento. Marzo, mese della primavera ma soprattutto della donna. Elle,
Singulier Pluriele il 31 all'Auditorium Parco della Musica con Giampaolo Ascolese. Passiamo ora alla città di Ladispoli, un porto, due porti e alla fine in mano un pugno di mosche. A Garo, con la chiusura del porto Pidocchio, siamo senza punti d'attracco. Anche altre notizie riguardanti prossime amministrative, ma ora andiamo a leggere questa notizia riguardante questa scuola molto attiva nel sociale e nelle attività. L'UNICEF porta la Melone in Senato. Accompagnati dalla responsabile territoriale Pina Tarantino, gli studenti hanno vissuto un'esperienza unica. Hanno partecipato alla conferenza del presidente Giacomo Guerrera e dell'ambasciatore Alberto Angela. Ancora la Dispoli. I consultori non si devono toccare, la Dispoli verso le elezioni di primavera, intervento del Partito Liberale Italiano. L'emendamento per l'abrogazione è stato accantonato, ma il pericolo non è ancora scongiurato. Oggi lo spettacolo Romanticamente, un pomeriggio con la Proloco presso il polifunzionale di via Yvonne de Begnac. Santa Marinella. Porto Bianchi ha spiegato più cose sui giornali che in commissione. Società Porto Romano Comune, intervento dei membri della commissione. Complimenti ai cittadini di Fiori e Valdambrini, raccolta differenziata ha superato il 60%. Qui una notizia sugli eventi riguardante la città di Tolfa, al Claudio di Tolfa l'8 marzo in scena Ritratti di donne. Passiamo ora alla città di Tarquinia. L'impegno del comune per diminuire l'arsenico, in realizzazione un progetto per l'acqua della città. Poi quadri arcaisti in mostra al Lido, l'esposizione all'interno del bar Il Cavallino Rosso. Ancora Tarquinia. Maneschi. Imo, è ora di adottare dei provvedimenti seri e concreti, intervento di uno dei papabili candidati a sindaco del PDL. Il governo deve riconsiderare l'Imo agricola. Ma ora andiamo insieme a sfogliare le pagine sportive, andiamo a vedere quali sono gli anticipi, gli appuntamenti per questo weekend. Pallanuoto Serie A 1. Un passo indietro proprio sul più bello. La sconfitta in casa del Nervi fa male. Doveva essere il match del riscatto dopo la debacle interna col Vogliasco. Domani al Pala Enel niente scuse, col Camogli serve una prova di forza. Pallavolo maschile. Tegola Sartorelli Serramenti, Cristini rischia un lungo stop. Il capitano della formazione sta colando dei problemi alla cartilagine del ginocchio. Atletica, dopo la neve il sole batte sugli atleti della Tirreno, ottimi risultati per la società locale sulla terra. Calcio a 5, torneo 8 marzo, l'Istituto Baccelli primo finalista. Proseguiamo sempre con il quotidiano La Provincia. Ora passiamo a parlare di basket, la cestistica Civitavecchia continua a vincere e convincere. Il Monte Rotondo capitola la Riccucci con il punteggio di 83-70. Determinanti le prove di Parroncini, Facchinei e Polozzi. Combattimento K1, Paolo Morabito ha il 24 a Sorrento per l'italiano. Karate. Patrizio Antonini supera Pomezia all'orgoglio della Mabuni Club. L'atleta civitavecchiese ottiene il primo e un secondo posto nella categoria cadetti. Soddisfatta l'insegnante Jacobelli. Ancora karate, la Ken Buchan conquista un oro, un argento e due bronzi. Svolta domenica scorsa la seconda fase provinciale per le qualificazioni agli italiani FIK. Proseguiamo sempre con il karate. Pioggia di medaglie per il maestro Perilli. Ai campionati FIAM il tecnico riesce a piazzare 5 atleti nei primissimi posti. Chiara la soddisfazione a fine gare, vincere non è tutto, ma siamo soddisfatti. Ora invece sfogliamo insieme la pagina sportiva del Messaggero, dove si trova nuovamente la pallanuoto.
SNC, tre finali per salvarsi. Il KO Nervi ha lasciato il segno, coach Pagliarini ha pensato di dimettersi ma resta e incita la squadra. Il futuro, domani è fondamentale vincere con il Camogli. Regionale di karate, doppio podio per Antonini. Basket, la Stemar si conferma invincibile in casa, Monterotondo battuto 83-70. Atletica, tricolore indoor, argento per Isabella Papa. Domenica via il campionato di Serie C, i tennisti dell'Aureliano scaldano le racchette. Ma ora andiamo insieme a dare un rapido sguardo ai quotidiani telematici di quest'oggi e a vedere se ci sono degli aggiornamenti in tempo reale e se abbiamo delle novità. Iniziamo ora un attimino il tempo che i quotidiani si carichino e iniziamo con civonline.it. Troviamo nuovamente la politica. Today ha rotto il patto morale del codice. Branco in azione, pestato a sangue un giovane di Civitavecchia. Resta in carcere e batti l'occhio. Città Nuova è pronta a sostenere Moscherini. Intervenga all'Europa, ma la ripresa parte da qui. Riguarda Cirveteri. Arsenico nell'acqua, parte il piano per abbattere i valori, Tarquinia, differenziata, raggiunta la quota del 60%, Santa Marinella. Delegazione UNICEF ospite in Senato, tutti pazzi per le Olimpiadi della Cultura, abbattimento di pini, Frascalelli richiama i suoi collaboratori, NCC Sel, troppi incontri dal sapore elettorale. Passiamo ora invece a TRC Giornale, l'ispettore ASL resta in carcere. Nitrella lascia la capitaneria di Porto, Feneal Will a Roma contro la crisi, NCC Sel attenti alle false promesse, abbattuti 5 pini a Borgata Aurelia, polemiche in comune, Frascarelli più attenzione e poi notizie sportive. Vediamo ora big notizie, Mister Asl batti l'occhio, resta in carcere come abbiamo appena ascoltato. Possibile rottura a sinistra, Guerrini ipotizza una candidatura autonoma. Città Nuova sosterremo Moscherini. Iniziata la demolizione dei sili, in questa prima fase si eliminano i vetri, il 21 cerimonia per l'abbattimento dei manufatti. Piani integrati, abbiamo visto, è saltato il consiglio. Varo fortunato per Biglia, elegante, lancia anni 40. Abbiamo visto anche la notizia inerente all'antimurale. Comunque, noto per il momento, aggiornamenti o notizie eclatanti non le troviamo. Bene, a saluto gli ascoltatori di Radio Stella Città e gli auguro di trascorrere un piacevole weekend. E gli ricordo che l'appuntamento con Dentro la Notizia è lunedì alle 10.30, mentre per i telespettatori Provincia TV rimanete con me perché proseguiremo con la lettura dei quotidiani nazionali e regionali. A fra pochi istanti.